dietro di noi è questo progetto etico-sociale, quindi ha un carattere solidale, che vede ragazzi delle università entrare in versione tutor, per l'appunto, per sostenere e aiutare gratuitamente degli studenti del triennio delle medie e del primo biennio delle superiori con delle ripetizioni. Formarsi insieme nasce per questo, nasce per mettere insieme due realtà formative, perciò le università, gli studenti delle università che possono mettere a disposizione i loro saperi, frutto del loro percorso scolastico, insieme magari a quelle ragazze e quei ragazzi, a volte delle zone disagiate, ma non solo, che hanno dei problemi scolastici. E sono lieto io di parlare di questo argomento, di questo formarsi insieme, che a me sembra un progetto veramente bello. Adesso questo sforzo che viene fatto è apprezzato da tutti, diciamo, tutti si sono resi conto che l'Europa c'è. Il bello di questo progetto è proprio la volontà di andare vicino a chi è più in difficoltà. Mi piace a questo proposito così citare una frase di Seneca, sono un latinista, mi perdonerete se faccio ricorso a una piccola citazione, ma Seneca, appunto, parlando di questo rapporto tra chi insegna e chi impara, dice che dum docent discunt, cioè coloro che insegnano, mentre insegnano, mentre stanno insegnando, imparano. Mi è piaciuta molto la citazione del prorettore Fusi, perché ha citato Seneca era un romano andaluso, però insomma era romano, mia madre mi diceva sempre, ma ha imparato, cioè imparare il romanesco è a duplice prevalenza, insegnare e imparare, in effetti è tutto lì. Ma come faccio in un'ora a settimana a spiegare e a colmare le lacune magari degli studenti? Poi piano piano ho capito che la cosa importante non è tanto colmare le lacune, ma anche lavorando su un solo argomento tutta la settimana, fargli capire che quell'argomento, che a loro magari può sembrare un muro insormontabile, non lo è semplicemente un gradino da scalare, che è una cosa totalmente alla loro portata. Tutto quello che hanno attorno non sono muri ma gradini, perché penso che se uno si chiude dietro i muri, fa amicizia con i muri e poi nella vita rischia di costruire muri, e questa è una cosa che non va assolutamente fatta. Le lezioni avvengono tra pari e non tra studente e docente, e lo studente così è più motivato a studiare e a recuperare anche le materie. E confrontandomi anche con alcuni dei miei compagni che hanno aderito a questa iniziativa, si sono trovati molto bene e hanno recuperato molte materie. Questa che è un'eccellente idea, ma che come tutte le buone idee, se poi non ti sporchi le mani e non cominci a metterle in pratica, non capisci mai, no, che tipo di risultati possa dare. Insomma, noi diciamo spesso nel mondo universitario, anche un po' maliziosamente, di qualche progetto non ne sentivamo proprio il bisogno, insomma anche progetti di ricerca impegnati, si poteva stare anche senza. Ecco. Questo è un progetto di cui possiamo dire serenamente, anche convintamente, se ne sentiva proprio il bisogno. Quindi quello che adesso con un linguaggio evoluto si dice soft skill, in sostanza è esattamente quello che è stato detto prima, e che questo progetto è riuscito a mettere in moto. Posso essere la testimone dell'importanza e di quanto sia prezioso questo progetto da vari punti di vista. Sono una cosa di cuore, di questo progetto ne parlai con Davide Sassoni, e presentarlo qui in qualche maniera, insomma, ci ricorda pochi giorni fa, fino a pochi giorni fa lì c'era un libro dove si raccoglievano appunto i ricordi di Davide intorno alle bandiere dei paesi che fanno parte dell'Europa. Ho citato la figura del presidente che ho avuto la fortuna di conoscere a Bruxelles e che tanto ha ispirato. Per capire appunto le risposte e come andava, ora siamo pronti, siamo più forti grazie anche al lavoro meraviglioso di Fabrizio Fantera. Era giusto farlo, è stato fatto, perché così si fa solidarietà davvero. Il reagire in questo momento con delle idee mi sembra che non sia un'opportunità.
metà, veramente. Sono sempre incontri veloci, però è importante riconoscersi, sapere che queste cose esistono e far regolare dei numeri e tenere viva l'attenzione su quello che stiamo facendo. Quindi appuntamento a metà anno e sperando di essere in più persone e con meno Covid e da presto. Grazie di essere intervenuti e grazie a tutti quanti i relatori per essere qui.